Dunque, partiamo con la registrazione, quindi di nuovo buonasera, buonasera a tutti. Eccoci qui per questo primo webinar del 2023. Siete con eTwin in Toscana. Qui con noi questa sera ci sono Annalisa Di Pierro, Nadia Buti, in collegamento Antonietta Marini, che sono rispettivamente due ambasciatrici Erasmus Plus Scuola e la referente per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, sia per Twinning che per Erasmus Plus. Io sono Simona Bernabei, sono la referente pedagogica eTwinning Erasmus Plus per la Toscana. Vi do il benvenuto a questo nostro primo incontro. Noi, forse qualcuno di voi ci conosce, questa sera siamo tante e ci fa davvero molto piacere. Dicevo, noi abbiamo una bella tradizione, direi, no? Di webinar che sono iniziati e si sono intensificati durante il periodo del lockdown, in cui praticamente abbiamo rapidamente trasformato tutto il nostro programma di formazione sui Twinning Erasmus in un programma di formazione a distanza. E naturalmente continuiamo con questa modalità, pur mantenendo la modalità in presenza. In fondo al nostro incontro vi darò anche gli appuntamenti per i nostri prossimi incontri. Il prossimo sarà in realtà un incontro in presenza, e poi avremo un incontro a febbraio che sarà un altro webinar. Dunque, per quello che riguarda lo spazio per le domande, che sicuramente ci saranno, ci siamo diciamo organizzate con le relatrici per lasciarlo in fondo, e quindi se avete domande, naturalmente tenetele pronte per il dopo webinar. E quindi io passerei direttamente la parola alle nostre colleghe. Dicevo che Marcella Biserni non è qui con noi perché ha avuto un problema personale, ma ha collaborato a questo progetto insieme alle altre due relatrici. E dicevo anche, vorrei dire anche che questo incontro è un incontro che si può, diciamo, si può svolgere grazie al sostegno progettuale e al supporto progettuale e al grande aiuto che USR Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale, Direzione Generale, tramite Antonietta Marini, e anche vorrei ricordare la professoressa Daniela Cecchi, che è stata con noi fino a ieri. In realtà c'è ancora con noi perché collabora con la dottoressa Marini e lavora con noi gomito a gomito, quindi un abbraccio, consentitemi, un saluto speciale a Daniela, che è sempre con noi comunque, quindi non ti molliamo. E appunto, grazie al sostegno, al finanziamento dell'agenzia Erasmus Plus Indire, che tutti gli anni fa sì e rende possibile questo programma di formazione a livello toscano, certamente, ma a livello nazionale di tutte le regioni. Passo quindi a presentare Annalisa, che è una docente di lingua inglese presso l'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci Fascetti di Pisa. Annalisa è ambasciatrice scuola e si occupa di Erasmus e di Twinning da sempre. È anche referente anche dei progetti Erasmus Plus presso il suo istituto, e fa parte del team per l'innovazione, nonché dell'equipe formativa territoriale. Naturalmente il team per l'innovazione della sua scuola, del suo istituto, e invece dell'equipe formativa territoriale per la Toscana, che sapete si occupa di innovazione digitale e tecnologica, quindi la trovate anche sotto questa veste. Formatrice del MIUR e per l'ambito 18 dell'area pisana, esperta nell'uso di tool digitali per la didattica e metodologie innovative, quali la didattica immersiva e la realtà aumentata. Io ho visto delle cose molto belle realizzate da Annalisa, quindi se siete curiosi potete contattarla magari per consigli o anche, diciamo, consulenza, no? Nella tua veste di membro dell'equipe formativa regionale territoriale per la Toscana. Nadia Buti invece la presento magari dopo,
quando inizierà la sua parte del racconto di Erasmus Plus. E quindi darei la parola a te, Annalisa. Ora, se ci vedete sparire, perché preferiamo non utilizzare molta banda, però insomma, vedrete all'inizio Annalisa e poi sentirete la voce, poi ritorneremo in campo, insomma, procederemo così. Allora, buon lavoro e grazie mille a tutte e due. Grazie. Bene, grazie Simona e grazie anche all'USR per questa possibilità di svolgere oggi per darvi un po' di informazioni sul nuovo programma 2021-2027 di Erasmus+. Vorrei sapere se mi sentite bene e se vedete il mio schermo. Sì, ti confermo entrambe le cose. Perfetto, ok, allora possiamo iniziare. Grazie a tutti e buonasera. Allora, ecco, iniziamo, io parlerò, introdurrò il programma e poi vi parlerò, dell'azione chiave 1, mentre Nadia poi si occuperà dell'azione chiave 2. Intanto inizio dicendo che per la Commissione europea, per il Dipartimento di Istruzione della Commissione europea, l'obiettivo principale con questo nuovo programma, è sicuramente la mobilità. La mobilità che viene, la mobilità degli studenti e dello staff, cioè quindi sia docenti che personale amministrativo. La mobilità è uno strumento essenziale. L'apprendimento, la collaborazione, l'inclusione e la creatività. È molto importante quindi tenere ben presente che tutte le mobilità si svolgono all'interno dell'azione chiave 1. Ecco, questa è la struttura del nuovo Erasmus. Vedete tre azioni chiave, l'azione chiave 1, l'azione chiave 2 e l'azione chiave 3. La mobilità degli studenti e dello staff, e ripeto, per staff si intende sia i docenti che il personale amministrativo. E quindi tutta la mobilità si svolge all'interno dell'azione chiave 1. Se si vuole far muovere i docenti e gli studenti per visitare e assistere a lezioni in una scuola europea, allora si farà riferimento all'agenzia INDIRE. Se invece si vuole far muovere i docenti e gli studenti all'interno del programma VET, cioè delle vocational schools, quindi professionali, istituti tecnici, allora bisogna fare riferimento all'agenzia INAP, cioè se si vuole fare svolgere degli stage all'estero con aziende estere, allora queste sono comprese nella mobilità VET. L'accreditamento rientra nell'azione chiave 1. Ora vi spiegherò bene di che cosa si tratta. Mentre per l'azione chiave 2 si fa riferimento ai partenariati. Quindi abbiamo la mobilità con l'azione chiave 1 e i partenariati con l'azione chiave 2. Una cosa fondamentale, molto importante, che appunto la Commissione europea ha stabilito, ha deciso, sono delle priorità, priorità trasversali, che sono appunto queste che vi ho inserito in questa slide, cioè la partecipazione, l'inclusione sociale, l'innovazione digitale e la sostenibilità. Cioè queste sono degli obiettivi fondamentali che bisogna sempre tenere conto quando si presenta un modello di candidatura per qualunque azione chiave. Possiamo leggere, approfondire queste priorità
nel sito erasmusplus.it, a cui si può fare riferimento per tutte le informazioni, e qui leggiamo proprio queste quattro priorità, e cioè partecipazione, sostenibilità ambientale, trasformazione digitale, inclusione e diversità. Per chi vuole approfondire può andare in questa pagina del sito Erasmus+. Ecco, qui c'è ho inserito due slide per approfondire un pochino che cosa significano queste priorità. Quindi partecipazione, insomma, sono delle priorità abbastanza intuitive, però è bene ribadire e ricordare, per esempio, che la partecipazione viene data priorità ai progetti che permettono di partecipare alla vita democratica, di impegnarsi a livello sociale e civile, di sensibilizzare riguardo il contesto europeo e quindi i valori dell'Unione Europea. Queste priorità sono fondamentali quando dobbiamo scrivere un progetto, inserire questi obiettivi. Oh, scusate, sono andata indietro. Ecco. Poi abbiamo l'inclusione, quindi Erasmus+, il Corpo Europeo di Solidarietà, quindi promuovono pari opportunità, parità di accesso, inclusione, diversità e equità in tutte le loro azioni. Poi abbiamo l'innovazione digitale e a questo proposito è stato previsto un piano d'azione per l'istruzione digitale. Possiamo vedere in questo sito dell'Unione Europea. Qui. E comunque voglio anticipare una domanda perché magari verrà questa presentazione, queste slide con questi link, se richieste, saranno, vi sarà fornita, vi sarà inviata. Comunque, questo è il sito della Commissione europea e qui si può leggere esattamente che cos'è il piano d'azione per l'istruzione digitale. Quindi un'azione della Commissione dell'Unione Europea per sostenere l'adeguamento sostenibile ed efficace dei sistemi di istruzione e formazione degli Stati che fanno parte dell'Unione Europea. Ora non mi soffermo su questo, se volete approfondire poi potete farlo. Sostenibilità, quindi l'ambiente è un obiettivo, l'ambiente e le azioni per il clima sono appunto obiettivi fondamentali per l'Unione Europea e a questo proposito è stato infatti redatto un Green Deal europeo. Anche qui possiamo andare a vedere di che cosa si tratta. Sempre dal sito della Commissione europea si può leggere esattamente di che cosa si tratta. Green Deal. Per esempio, una delle voci nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra o altre cose molto importanti. Riguardano sempre questo impatto climatico zero dell'Unione Europea, a cui l'Unione Europea tende. Quindi queste sono le quattro priorità trasversali a tutte le azioni. Il programma, una cosa molto importante da ricordare è che la differenza con il programma che c'era prima è che nel 2015
non è possibile inviare candidature a livello individuale, cioè del singolo docente, ma deve essere la scuola che deve prevedere un piano di internazionalizzazione, un piano di mobilità, di apprendimento all'estero. Qui c'è la cartina dell'Unione Europea. In blu ci sono tutti i paesi che fanno parte dell'Unione Europea e poi ci sono dei paesi in celeste, in azzurro chiaro, che sono i paesi extra europei che però aderiscono al programma, anche se non fanno parte dell'Unione Europea, perché magari hanno chiesto di farne parte, ma ancora non sono stati approvati, diciamo. Però comunque fanno parte, aderiscono al programma Erasmus+. Quindi si possono prevedere delle mobilità in questi paesi, come per esempio la Macedonia del Nord, la Serbia, l'Islanda, la Norvegia e la Turchia. Come vedete, il Regno Unito non fa più parte dell'Unione Europea, sappiamo bene, e quindi non è possibile prevedere mobilità o partenariati con il Regno Unito. Vado avanti e cominciamo a parlare di questa azione chiave 1 della mobilità individuale. Allora, prima di tutto bisogna presentare un piano per l'accreditamento. Che cos'è il piano per l'accreditamento? È appunto un progetto che la scuola fa, che definisce appunto una strategia a lungo termine, sia della singola scuola che del consorzio, perché è possibile partecipare alle azioni chiave, di Erasmus+ anche attraverso dei consorzi. Quindi più scuole, propongono insieme delle mobilità o dei partenariati. Allora, Annalisa, scusa se ti interrompo, ti volevo chiedere di chiudere la webcam così abbiamo più banda sull'audio. esatto, Grazie. sì, proprio a farlo, ecco. Ok, Grazie. grazie, grazie. Allora, dicevo, questo accreditamento per il momento, la data di scadenza è il 19 ottobre 2023, quindi abbiamo tempo per pensare all'accreditamento, per pensare a questo piano, a questo progetto, che deve essere fatto da tutta la scuola. La sigla è KA120. Magari qualche scuola ha già ricevuto l'accreditamento e quindi ora, entro il 23 febbraio, c'è la nuova call, cioè la nuova possibilità di inviare un KA121 che corrisponde alla richiesta di budget, perché quando si fa la proposta per essere accreditati, si fa la proposta solamente per l'accreditamento, non si inseriscono tutte le voci di spesa. Quello avverrà in un secondo momento. Quindi per il settennio, diciamo, 2021-2027, si fa un piano e poi ogni anno si invia la richiesta per ricevere il budget a seconda delle mobilità che si sono previste nell'accreditamento. Però che cosa succede? Se una scuola non è accreditata, allora non può partecipare, non può far viaggiare i propri studenti e i propri docenti? No, perché c'è la possibilità, anche senza accreditamento, di partecipare a dei progetti di mobilità a breve termine che si chiamano KA122. Inoltre, anche senza candidatura, è possibile partecipare come membro di un consorzio accreditato. Quindi, se c'è una scuola che è accreditata, si unisce in consorzio con altre scuole che non sono accreditate, si può comunque partecipare. Un'altra cosa ancora che si può fare, si può ospitare staff, cioè docenti,
di altre scuole che vengono magari a fare job shadowing, osservazione nelle nostre classi, o studenti stranieri. Questi si possono ospitare anche senza l'accreditamento. Ecco, questa pagina del sito dell'Erasmus Plus, ecco qui, istruzione scolastica, progetti di breve durata. Questi progetti di breve durata sono stati pensati per quelle scuole che hanno poca esperienza con i progetti Erasmus e quindi hanno un budget più, un finanziamento più piccolo, diciamo, e la durata anche del progetto è minore, quindi da un massimo, da un minimo di 6 a un massimo di 18 mesi. Quindi, come vi dicevo prima, il progetto può combinare varie tipologie di attività, quali mobilità degli alunni e mobilità dello staff. Il limite massimo però è 30 partecipanti, 30 mobilità. Ecco, questo è un progetto di breve durata, cioè un progetto più semplice e più facile anche da gestire. Ecco, queste sono le varie tipologie di mobilità che è possibile realizzare con il K1, quindi mobilità dello staff, come vi dicevo, job shadowing, corsi di formazione e attività di insegnamento. Per quanto riguarda la mobilità degli alunni, è possibile, sono previste mobilità di gruppo, mobilità individuali di breve o di lunga durata. E poi ci sono le altre opzioni che sono invitare degli esperti, permettere delle visite preparatorie, ospitare docenti e tirocinanti. Allora, questo è molto interessante perché appunto possiamo invitare degli esperti nelle nostre scuole, docenti di altre nazioni europee che vengono per 3 giorni è tutto finanziato dal programma, oppure delle visite preparatorie, se noi vogliamo andare a conoscere una scuola con cui abbiamo previsto una mobilità di studenti, possiamo andare, è previsto il finanziamento per queste visite preparatorie che sono brevi, ovviamente, 3 giorni. Per esempio, possiamo anche ospitare docenti e tirocinanti, cioè possiamo usufruire di studenti che studiano all'estero e che possono venire a fare nelle nostre scuole delle attività in compresenza con noi per le varie discipline che vogliamo, di cui abbiamo bisogno. Allora, la mobilità di gruppo per gli studenti può variare da 2 a 30 giorni. Devono essere almeno 2 studenti per ogni scuola. E il gruppo sarà sempre, deve essere accompagnato per tutta l'attività. Quindi se noi abbiamo previsto una mobilità, per esempio, 5 studenti, io in questo momento nella mia scuola ho proprio questa tipologia di mobilità. 5 studenti si recheranno in una scuola francese, 5 studenti in una scuola spagnola e così via, per una settimana. E durante quella settimana il gruppo deve essere accompagnato da un docente. O se ci sono studenti con handicap, i docenti possono essere anche 2. La mobilità individuale a breve termine, invece, in cosa consiste? Studiare in una scuola da 10 a 30 giorni, fare un'esperienza, quindi di assistere alle lezioni in una scuola estera, fino a un massimo di 29 giorni. Qui
però non è prevista, non è previsto il docente accompagnatore. Ugualmente per la mobilità individuale di lungo termine, che va da un mese a un anno. Quindi svolgere un'attività di 3 mesi, per esempio, noi ospiteremo una studentessa ungherese che verrà nella nostra scuola per 3 mesi, e in mobilità individuale, quindi. E poi abbiamo la modalità blended. Questa modalità è stata pensata perché, come sapete, durante la pandemia non è stato possibile spostarsi, effettuare mobilità all'estero, da nessuna parte, e quindi allora c'erano tanti progetti Erasmus che si sono bloccati, e quindi adesso c'è questa mobilità blended. Se ci fosse bisogno, le mobilità si possono anche alternare con attività virtuali. Questi sono i principi di qualità Erasmus. Poi magari ve ne parlerò in maniera più approfondita dopo, però bisogna tenerli molto presente. Allora, intanto ci sono le priorità, quelle che vi ho fatto vedere prima: inclusione digitale, e poi ci sono questi altri principi di qualità che sono la buona gestione, la titolarità e la condivisione, la qualità e il supporto ai partecipanti. Che cosa vogliono dire queste parole? Allora, buona gestione, quindi io consiglio, per la mia esperienza, siccome sono sempre molto impegnativi, perché bisogna organizzare, bisogna dare supporto ai partecipanti, sia in uscita che in entrata, cioè docenti o esperti che ospitiamo. Docenti o studenti che partono, insomma, sono delle mobilità molto impegnative, e consiglio di creare nelle scuole delle commissioni. Noi abbiamo una commissione Erasmus che è formata da 9 docenti, di tante discipline diverse. Certo, in maggioranza siamo docenti di lingua inglese, perché ovviamente è più facile comunicare, perché chiaramente l'inglese è la lingua comunitaria più adoperata. Però ci sono anche docenti di matematica, di legge, di diritto, cioè scusate, di diritto, di italiano, di tante altre materie, che sono per avere una visione più possibile d'insieme delle esigenze della scuola. Titolarità, anche questo è molto fondamentale, non si può dare in subappalto un progetto a un'agenzia esterna, deve essere la scuola che deve capire quali sono le esigenze dei suoi studenti, dei suoi docenti, quindi redigere un piano per l'accreditamento e seguire sempre tutto il percorso, tutto lo sviluppo del progetto dall'inizio alla fine, fino a quando ci sarà la rendicontazione sul beneficiary module. Deve essere sempre la scuola che si deve occupare di tutto. Per questo vi dico che è bene che ci sia una condivisione, quindi più docenti che lavorano su questi progetti, e dare un supporto fondamentale ai partecipanti, agli studenti, ai docenti che partono, alle famiglie degli studenti. Insomma, è molto importante seguire questi principi di qualità. Ecco, poi abbiamo il K2, ma ve ne parlerà in maniera più approfondita Nadia. Io vi dico semplicemente che i partenariati, perché vi ricordate, vi avevo detto mobilità nel K1, partenariati nel K2. Quindi esistono dei partenariati su piccola scala e partenariati per la cooperazione. La scadenza per inviare la candidatura è il 22 marzo. Sempre sul sito Erasmus+.it
si possono leggere poi tutte le informazioni su questo tipo di partenariati. Vedete qui priorità orizzontali sono quelle di cui vi parlavo prima e poi ci sono le priorità per la scuola, contrastare lo svantaggio nell'apprendimento, l'abbandono scolastico, sviluppare le competenze chiave, sviluppare, promuovere l'interesse per le discipline STEM e l'approccio STEM, insomma, le priorità proprio della scuola. Le piattaforme sono la piattaforma eTwinning e la School Education Gateway, che ora sono riunite in un'unica piattaforma ESEP. Anche qui c'è stato un grande cambiamento, diciamo. Non c'è, no, queste due piattaforme non sono più separate, ma si sono unite in questa unica piattaforma che ora si chiama ESEP. La School Education Gateway, per esempio, è una piattaforma molto importante a cui si può fare riferimento per trovare i corsi per i docenti, corsi all'estero per qualunque argomento, che ne so, CLIL o semplicemente corsi di lingua, insomma, penso che la conosciate, questa piattaforma è molto ricca, importante, per darci indicazioni, di quali sono le scuole, i corsi, accreditati, insomma, a cui ci possiamo rivolgere con una certa sicurezza. Anche qui per il K2 ci sono sempre le priorità orizzontali, come vi ho fatto vedere, e le priorità settoriali, quelle proprio della scuola. I partenariati devono rispondere ad almeno ad una priorità orizzontale, almeno una priorità nel settore dell'istruzione scolastica. Quindi dovete prevedere almeno una e una. Se poi volete vedere qualche esempio di buona pratica, cioè progetti già svolti che sono considerati come buona pratica, ecco, sempre sul sito della Commissione europea. C'è questa pagina del sito in cui si fa cerca per nome, ecco, qui si deve completare, seguire le indicazioni e si possono vedere tutti i progetti che ci interessano. Chiaramente i progetti sono tantissimi, quindi se fate una ricerca specifica, mirata, con delle parole chiave, è più facile ritrovare i progetti che ci interessano. Allora, è molto importante, qui ci sono un piccolo consiglio, diciamo, su come scrivere la candidatura. La candidatura deve essere scritta in modo razionale, leggendo bene tutte le domande e rispondendo a tutte le domande, coprire tutti i punti richiesti. Ora io vi faccio vedere, sembra banale quello che vi sto dicendo, però insomma è abbastanza impegnativo. Allora, questo è il sito dove si possono scaricare i moduli per le candidature. Allora, qui vediamo al momento abbiamo KA121 per il settore degli adulti, KA121 per il settore scuola e KA121 per il settore VET. Quindi adulti a cui fa riferimento poi la piattaforma EPALE. Per la scuola, come vi dicevo, sceglieremo questo modulo se vogliamo far viaggiare i nostri studenti, visitare una scuola estera per seguire le lezioni
in questa scuola estera. Altrimenti, se vogliamo far svolgere degli stage all'estero, sceglieremo il modulo VET. Bisogna, vedete qui in alto a destra, bisogna registrarsi e poi qui nell'organizzazione bisogna anche registrare la propria organizzazione. Vado avanti. Allora, una volta ancora aggiungo qualche informazione sull'accreditamento. L'accreditamento è valido per tutta la durata del programma. Per i progetti di mobilità di breve periodo e per i progetti di partenariato KA2 non è necessario l'accreditamento. Il modulo di candidatura per l'accreditamento si chiama KA120. In questo modulo, poi vedrete quando lo scaricherete, quando sarà il momento, si possono allegare dei documenti strategici che supportano, che danno diciamo forza a quello che noi stiamo scrivendo. Per esempio possiamo includere il PTOF, il piano di rendicontazione sociale, il piano di miglioramento, il piano di internazionalizzazione della scuola, insomma tutto. Tutti i documenti che sono anche già inseriti nel TOF o meno, che sono stati redatti dalla nostra scuola. Allora, che cosa dobbiamo tenere presente? Quali sono i nostri obiettivi, prima di tutto? Che cosa vogliamo raggiungere e quali sono le attività che vogliamo svolgere per raggiungere quegli obiettivi? Come garantiremo gli standard di qualità, quindi come abbiamo intenzione di lavorare e che risorse possiamo investire, quindi quanti docenti, appunto, se, come vi dicevo prima, se esiste questa commissione, questo gruppo di docenti che lavorano insieme oppure no. Queste sono, diciamo, le richieeste del modulo di candidatura, gli obiettivi, l'attività e la gestione. Qui appunto ci sono gli standard di qualità, quelli di cui vi parlavo prima, quindi principi di base, inclusione, ambiente, strumenti digitali, la buona gestione, quindi come vi dicevo, mantenere la titolarità, la responsabilità e la trasparenza. Per quanto riguarda i consorsi, l'assegnazione di compiti e fondi, la collaborazione, la condivisione di tutti. La condivisione di tutto, quindi sia delle difficoltà che delle cose positive del progetto. È importante che, per esempio, per quanto riguarda il sostegno ai partecipanti, quella voce di cui vi parlavo prima, la selezione docenti o degli studenti che vogliamo far partire sia trasparente. Quindi vi consiglio di creare dei bandi pubblici per la scuola in cui gli studenti possono aderire e creare quindi una griglia per selezionare gli studenti o i docenti che vogliono partecipare e partire. E poi, ovviamente, come in tutti i progetti Erasmus, è importante la condivisione dei risultati, quindi disseminazione dei risultati sia all'interno della scuola che all'esterno, dando visibilità al programma Erasmus, che finanzia Per quanto riguarda la valutazione dei progetti, la valutazione avviene sulla rilevanza del progetto, quindi il rispetto degli obiettivi, la cooperazione
Se ci sono delle scuole, per esempio newcomers, cioè che hanno poca pratica o non hanno pratica di progetti Erasmus, o delle scuole con e si applica ovviamente il principio di proporzionalità. Per quanto riguarda la progettazione e l'implementazione, quindi che tutto sia coerente. Se noi stabiliamo degli obiettivi per la nostra scuola, che possono essere, per esempio, acquisire competenza digitale, acquisire competenza linguistica, tutti i nostri obiettivi devono essere coerenti con i bisogni della scuola, con i risultati che ci attendiamo, con le attività che vogliamo svolgere all'estero, con le mobilità. Cioè deve essere veramente qualcosa di pensato per andare incontro ai bisogni della nostra scuola. Quindi dettagliare le attività strettamente legate agli obiettivi del progetto. E poi l'impatto, quindi che impatto avrà questo progetto nella nostra scuola? Insomma, a seconda dei bisogni, chiaramente ci aspettiamo piuttosto che un altro, cioè quale sarà la risposta all'interno della scuola dopo che i docenti saranno andati a svolgere un corso all'estero per il CLIL, quale sarà l'impatto nella scuola? Avrà una ricaduta questo corso che quel docente ha svolto all'estero per il miglioramento dell'apprendimento degli studenti o no? Ecco, noi ci auguriamo di sì, ovviamente. Il docente va all'estero per acquisire delle competenze sul CLIL e poi quando rientrerà a scuola potrà spendere queste competenze migliorando l'apprendimento dei suoi studenti, perché chiaramente l'obiettivo finale è sempre quello di migliorare il rapporto e l'apprendimento e l'insegnamento dei docenti, l'apprendimento degli studenti. Ok, oltre alla mobilità fisica, come vi dicevo prima, è possibile invitare degli esperti. È possibile che da una durata che va da 2 a 60 giorni, ospitare degli insegnanti, anche qui, insegnanti che vengono a svolgere un'attività di osservazione nella nostra scuola, visite preparatorie, come vi ho detto prima, e la partecipazione a corsi strutturati o eventi di formazione in un paese aderente al programma. Cioè si possono fare tantissime cose. Quello che è importante è che tutto quello che noi proponiamo, sia, coerente con i bisogni della scuola che abbiamo definito e con gli obiettivi che che la scuola si è dato. Ecco, poi abbiamo quest'ultimo, il K122, come vi dicevo prima, i progetti di breve durata, che sono appunto molto più semplici da gestire. Se ancora non avete l'accreditamento, potete partecipare a questi, potete candidarvi per questi progetti. E la scadenza è il 23 febbraio per presentare questa domanda. Ecco, una cosa di cui non mi ero dimenticata, non ho parlato finora, ma lo dico ora, vale anche per gli altri, per le altre azioni del K1. I costi sono unitari. Che cosa significa? Significa che ci sono delle tabelle che
la Commissione europea, la Commissione Erasmus dell'Unione europea ha stabilito delle tabelle che variano, per esempio, per il viaggio, ma anche per il supporto individuale, che variano a seconda del paese dove si vuole svolgere la mobilità. Per esempio, un paese come l'Islanda, io ora ho due docenti che vogliono andare in Islanda, per il viaggio è previsto una somma, 530 euro se non sbaglio, o 560, non mi ricordo in questo momento, ma pare 530. Mentre un docente che vuole andare in un paese più vicino, quindi a seconda della distanza dal luogo dove si trova la scuola, ci sono delle tariffe diverse. Quindi se si va in Spagna, la tariffa per il viaggio sarà minore rispetto a se si va in Islanda. E lo stesso per il supporto individuale. Il supporto individuale consiste nella somma che si può spendere per il vitto e per l'alloggio, quindi albergo e vitto, insomma. Anche lì la tabella varia a seconda delle nazioni. Per esempio, andare in Ungheria, la vita in Ungheria costa di meno e quindi il supporto individuale sarà più basso. Sia per gli studenti che per i docenti cambiano i due costi, i due finanziamenti variano se si è docente o se si è studenti. Per quanto riguarda invece i costi reali, quelli sono per il supporto all'inclusione per i partecipanti, quindi se abbiamo dei partecipanti portatori di handicap o dei costi eccezionali. Allora, io ho terminato la mia parte. Adesso può continuare Nadia, quindi Simona, se vuoi. Puoi Sì, presentare Nadia. certo, ti ringrazio e poi nel frattempo invito sempre i nostri amici collegati e le nostre amiche collegate ad appuntarsi i loro dubbi, perché devo dire ci hai dato molte informazioni anche in modo estremamente chiaro, per cui quello è senz'altro un grande punto di forza. Il materiale e le informazioni sono tante, per cui se c'è qualcuno che ha le prime armi con Erasmus è molto probabile che abbia o che avrà qualcosa da chiederti in coda. Allora, presento adesso Nadia che vedete con noi in video. Nadia è una Buonasera. docente di Buonasera a te Nadia di nuovo, è una docente di scuola primaria presso l'Istituto Comprensivo Marconi di San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo, ed è attualmente referente Erasmus Plus e referente per l'internazionalizzazione del suo istituto, ed è anche referente di un progetto che si chiama School Food, scritto però come Cool Food, quindi è una parola a metafora cool e scuola, no? E per un futuro di tutto rispetto, che è un progetto sullo sviluppo sostenibile. Partecipa al programma Erasmus, quando ancora non si chiamava Erasmus per la scuola, ma si chiamava in modo diverso, dal 1997, sia come partner che come coordinatore di progetti, sia scambi linguistici, sia partenariati. Io ti cederei la parola, Nadia. Ti ringrazio ancora di essere qui con noi e Grazie so a te, che grazie a Annalisa tutti. dovrebbe girare le tue slide, vero? Cioè Sì, dovrebbe. così Perfetto. facciamo per. Allora, Allora, Nadia, come. scusa, anche per te, se vuoi, fra un pochino, oppure lo faccio io, se vuoi, fra un minuto o due, chiudo la tua webcam, così tu puoi, possiamo dedicare più spazio alla qualità Sì, dell'audio. anche. Va bene. Ok. Allora. Innanzitutto, come vi ho già fatto vedere la mia collega Annalisa, prima di iniziare per partecipare a tutte le opportunità offerte dal programma Erasmus, bisogna creare un account che è, diciamo, la chiave di accesso a tutte le possibilità offerte dall'Unione Europea in campo per i finanziamenti. E questo login
si può creare attraverso avendo utilizzando un'email. Questa email può essere un'email istituzionale perché ha questo account, si registra l'email, si crea una password e deve essere magari mantenuto ben visibile nella scuola, a conoscenza del dirigente e di tutte le persone che potrebbero essere interessanti, appunto. E qui c'è appunto il collegamento per registrarsi e avere l'Eurologin che oggi ci servirà anche per partecipare al training, ci serve appunto anche per registrare la nostra organizzazione. L'OID è il numero, la registrazione, l'identità del nostro istituto. È un codice identificativo unico che deve essere utilizzato per ogni candidatura che vogliamo presentare e quindi è composto da una lettera e dei numeri e sostituisce chi ha fatto magari un progetto Erasmus Erasmus Plus già nel 2014, dal 2000, il precedente programma 2014-2018, anzi 2020, sostituisce il PIC number, Personal Identification Code. L'OID consente all'organizzazione di compilare tutti i moduli. Annalisa vi ha fatto vedere, bisogna accedere alla piattaforma Erasmus Plus e Solidarità e Solidarity Corps. Lì da una parte c'è scritto la registrazione. Se uno bisogna prima di tutto essere sicuri che il nostro istituto non sia già registrato e quindi si può fare una ricerca avanzata mettendo il nome dell'istituto. Oppure se uno, per vedere se siamo già registrati, perché ci possiamo registrare solo una volta, se no possono venire fuori dei problemi. Altrimenti l'organizzazione, se uno non è registrato, si procede alla registrazione e si danno le indicazioni, si segue appunto quello che ci viene richiesto. Ti danno tutte le informazioni della nostra scuola, e quindi legale rappresentante, l'insegnante di contatto, che avrà un ruolo molto importante nella gestione dei progetti Erasmus. In fase di registrazione dovrà anche essere compilata una scheda legale, cioè che ci dice che tipo di ente è il nostro, se è pubblico, privato. E poi anche un modello di identificazione finanziaria che praticamente con tutte le coordinate che ci serviranno per ricevere i fondi, per gestire il budget una volta che il progetto sarà finanziato. Quindi ora posso passare a parlarvi dell'azione chiave 2. Allora, l'azione chiave 2 è diversa perché è un partenariato, quindi vuole evidenziare, favorire la cooperazione tra organizzazioni e istituzioni in ambito europeo, ma anche non solo in dei casi. Ci sono anche qui, come l'azione chiave 1, dei partenariati di piccola scala che si chiamano, hanno la sigla Chiesion 210. E le prossime scadenze, abbiamo un po' più tempo, diciamo, rispetto ad esempio al K1-122, perché ci sono due round, due possibilità, due scadenze. Una è il 22 marzo 2023, ore 12, ora di Bruxelles, mi raccomando, e 4 ottobre, sempre ore 12, ore di Bruxelles. Do un consiglio, quando si presentano le domande, bisogna non aspettare l'ultimo momento perché, essendo la piattaforma di invio online, può succedere che ci vogliono molto tempo
perché la nostra, diciamo, candidatura possa essere, diciamo, registrata sottoscritta, va bene? E poi ci sono invece i KA220, sono partenariati di cooperazione di un grande rilievo, perché da questi partenariati di cooperazione che hanno il KA210-220, tutte e due hanno la base di innovare, portare un grande cambiamento nella propria istituzione, ma non solo, e quindi anche di creare, per esempio, toolkit dei risultati e anche dei materiali didattici, degli eventi di un certo rilievo. La prossima scadenza è sempre il 22 marzo prossimo. Allora, come già è stato detto da Annalisa, la mobilità degli alunni dello staff non è una priorità di questo tipo di progetti, ma giustificandoli in maniera molto, diciamo, molto, in maniera molto sicura e dettagliata, non è esclusa anche una mobilità di qualche alunno. Però qui è proprio un lavoro di cooperazione, sono previste in ogni caso visite per organizzare il lavoro, per monitorare il progetto. Quindi partiamo dai partenariati su piccola scala. Tutto ciò che riguarda la scuola nella web form, perché ora ci sono veramente tante possibilità diciamo, di sottoscrivere dei progetti. Poi quello che riguarda la scuola è sempre CH, FCH, la scuola, a parte quelli che sono VET o adulti. Allora, quali sono i partenariati su piccola scala? Sono progetti di una durata breve, hanno una facile gestione. È una prima forma di collaborazione fra scuole europee e anche per organizzazioni europee. Gli obiettivi dell'azione sono favorire la partecipazione di organizzazioni di newcomer, cioè di scuole che non hanno esperienza, che hanno una capacità organizzativa limitata. Naturalmente si vuole anche aiutare le persone, l'inclusione di persone o di gruppi che hanno minori opportunità, sia per svantaggio sociale, culturale o di altro tipo. Sostenere la dimensione europea attiva e la cittadinanza europea e la dimensione europea. Questo è veramente importantissimo perché la cittadinanza europea e la dimensione europea è proprio il valore aggiunto di fare un progetto all'interno della nostra scuola, perché ci permette di affacciarsi, di conoscere non solo nuove, diciamo, nuove progetti, nuove metodologie, ma anche di conoscersi a livello europeo, di conoscere i valori dell'Unione Europea e quindi ha un grande valore dal punto di vista anche democratico, come che è uno dei valori principali o anche delle priorità che abbiamo visto. Lo scopo principale dei partenariati, quindi della collaborazione fra scuole e anche altre organizzazioni, è scambiare buone pratiche, apprendere tra pari, per attuare diciamo, delle strategie, delle metodologie nuove, che possono essere sperimentati in altre scuole, trasportati nel nostro istituto, tutto ciò nell'ottica anche di portare un cambiamento, di apportare un grande cambiamento nel metodo, nella qualità dell'istruzione e dell'educazione. Naturalmente questo, come ho già detto, è un modo per combinare ciò che facciamo a livello nazionale e per dare un respiro europeo. Che è oggi quanto mai importante oggi, in questo momento di globalizzazione, di l'internazionalizzazione di un istituto, è un valore aggiunto al modo di fare scuola.
Allora, il partenariato, nei partenariati la composizione del partenariato è molto molto importante, perché deve essere un partenariato equilibrato, ci devono essere magari scuole dello stesso ordine, ci si danno dei compiti dello stesso, cioè si suddividono i compiti in modo equilibrato. Possono partecipare qualsiasi tipologia di organizzazione attiva nel settore scuola. Poi le organizzazioni per partecipare, minimo occorrono due organizzazioni di due paesi diversi aderenti al programma. Quelli aderenti al programma sono gli stati membri dell'Unione Europea e anche quelli che ha già menzionato Annalisa all'inizio, quelli che pur non facendo parte dell'Unione Europea hanno però tramite uno speciale accordo la possibilità di partecipare, sono aderenti al programma. Attenzione, il Regno Unito non solo no, per effetto della Brexit non fa parte più dell'Unione Europea, ma ha deciso proprio di non aderire al programma. Quindi anche qui non si può assolutamente inserire nel nostro partenariato una scuola proveniente da Gran Bretagna o Regno Unito. La durata del progetto è da 6 a 24 mesi. Il budget viene strutturato su due importi forfettari che si chiamano lump sum. Già in fase di candidatura uno deve scegliere se 30.000 euro gli occorrono come fondi per portare a termine ciò che ha programmato, oppure 60.000 euro. Nei partenariati è il coordinatore, ci sarà all'interno di questo gruppo di enti o di scuole partecipanti, che avrà il ruolo del coordinatore, che riceverà tutti i fondi e il quale poi dovrà distribuirlo ai partecipanti. Ma tutto questo è già stabilito in fase di candidatura. Allora, i progetti possono iniziare se uno ha presentato il progetto al primo round, quindi a marzo, tra il 1 settembre e il 31 dicembre dell'anno successivo, se invece è stato presentato a ottobre, dal 1 gennaio al 31 agosto dell'anno successivo, dove anche qui ci si può si possono creare eventi, incontri, dove possiamo andare? Sicuramente nelle sedi dei paesi partner, ma anche nelle sedi delle istituzioni europee, Parlamento europeo, eccetera, se è giustificato, se il mio progetto ha come focus conoscere meglio alcuni aspetti di come funziona l'Unione Europea, oppure se anche il settore si occupa di sostenibilità, ad esempio, una visita se è giustificata nel nostro progetto è possibile. Quindi si può passare a quella successiva. Allora, è importantissimo come noi strutturiamo il nostro progetto. C'è una prima fase, diciamo che è una prima fase prima di realizzare il proprio progetto. Questo è un po' l'ABC della progettazione. È importante partire dall'analisi dei propri bisogni, ciò che la scuola, quella scuola lì, la nostra scuola, ha la sua mission, la sua vision, la sua progettazione, gli obiettivi che vuole raggiungere, quindi si parte da lì. Quindi poi si devono una volta analizzati i nostri bisogni comuni, bisogna essere sicuri che corrispondono alle tematiche previste dall'azione del programma. E poi si passa a ricercare dei partner che hanno i nostri stessi interessi, con i quali condividere le attività, progettare e condividere le attività. La ricerca dei partner come può avvenire? Si può sempre fare attraverso la piattaforma ESE,
ma si può fare anche, per esempio, utilizzando precedenti contatti che abbiamo avuto, per esempio, attraverso progetti Twinning o anche precedenti progetti Erasmus, contatti personali o addirittura in dei casi anche attraverso i social, però i canali più ufficiali, più adatti, sono quelli magari delle piattaforme. Allora, poi chiaramente occorre pianificare gli obiettivi da raggiungere, i risultati che noi vogliamo con le nostre azioni raggiungere. Implementazione è la fase proprio di svolgimento. Quella è la fase del progetto, proprio la fase più attiva del progetto, quando si fanno le attività, che attività si fanno, che tipologia per il raggiungimento di quello che noi vogliamo ottenere. Importantissimo anche monitorare, valutare in itinere, anche con delle attività strutturate. Il percorso da noi implementato, il percorso da noi attuato. E infine la fase finale del progetto, una volta conclusi tutte le attività, dobbiamo prendere atto dei risultati implementati e valorizzare, vedere, valutare l'impatto dei risultati sulle organizzazioni coinvolte, sul territorio, ma non solo, sul territorio dei partner, ma anche l'impatto, per esempio, è importante nella comunità, coinvolgere anche il territorio. La disseminazione e la valorizzazione è far conoscere a tutti, quindi creare eventi di disseminazione per valorizzare ciò che è stato realizzato. Ma un punto importantissimo è la sostenibilità del progetto, vuol dire i risultati, una volta ultimato il progetto non deve, si sono disseminati, valorizzati, il progetto non deve rimanere lì fine a se stesso, ma deve essere utilizzato, magari il progetto deve essere può essere trasferito in altri contesti, può essere riutilizzabile da altre scuole e quindi questo è proprio per garantire la continuità di quello che viene poi, anzi, proprio per valorizzare tutte le opportunità offerte dal programma Erasmus. Si può andare oltre? Allora, importantissimo per la valutazione della candidatura è la pertinenza del progetto, cioè se il progetto è pertinente agli obiettivi che vogliamo raggiungere, la qualità dell'elaborazione del progetto, ma soprattutto nei partenariati è importantissimo la qualità del partenariato. Se ci sono newcomers ha una rilevanza più importante. Se sono scelte delle parti adeguate al raggiungimento degli obiettivi, è chiaro. Se io lavoro con scuole, io sono scuola primaria, o se io per raggiungere gli obiettivi si può anche lavorare con scuole di vari ordini, ma probabilmente delle scuole dello stesso ordine sarà più magari diciamo un partenariato più equilibrato. Bilanciati adeguato nel senso anche che si suddividono i compiti in modo adeguato, si decide come ripartire le somme e anche l'impatto. Come vedete, si deve raggiungere, cioè i punti messi a disposizione sono 100, ma ogni criterio di valutazione ha una rilevanza diversa. E è importantissimo che per essere presa in considerazione la domanda bisogna raggiungere almeno 60 punti, ma non è che se io raggiungo 60 punti nei primi 2 punti poi sono a posto, no, devo almeno raggiungere in ogni settore la metà dei punti, per cui per la pertinenza del progetto devo raggiungere almeno 15 punti lì, quindi magari 15 punti per essere nella qualità di lavorazione, in modo che per raggiungere fatici 60 punti, ma equamente distribuiti. Si può passare oltre? Allora, i partenariati di
cooperazione sono veramente quelli che richiedono una grande, diciamo, capacità organizzativa. Spesso sono coinvolti in questi progetti anche università o organizzazioni molto specifiche su settori particolari. Per esempio, il mio istituto è stato contattato una volta per fare un progetto con l'università greca su temi per creare buone pratiche per l'apprendimento outdoor. Oppure in un altro caso per lo sviluppo sostenibile. Per esempio, siamo stati contattati da un'altra associazione per lo sviluppo sostenibile. Sono progetti di ampia scala con focus sull'innovazione e sullo scambio di buone pratiche che devono produrre risultati trasferibili, condivisibili e promuovendo questa azione, i partenariati di operazione, anche la cooperazione fra settori diversi, il mondo universitario, ma anche organizzazioni che hanno un compito specifico in certi settori. L'obiettivo dell'azione è quello di aumentare la qualità delle attività delle organizzazioni coinvolte. Sviluppare la capacità di lavorare sia a livello transnazionale, ma anche fra settori diversi, affrontare esigenze e priorità comune del proprio settore di riferimento, consentire il cambiamento individuale, organizzativo o settoriale, cioè portando nuovi approcci. Chiaramente, un'università, se partecipa, dovrà dare un impatto maggiore. È richiesto che magari produce del materiale, lo può utilizzare per la formazione, può utilizzare, spesso vengono creati toolkit da riutilizzare. E però ci possono essere scuole, certo, è relativo anche al che magari possono realizzare magari un toolkit, magari di un'altra, sempre di un certo rilievo, ma è chiaro, è relativo alla capacità organizzativa e strutturale dell'organizzazione della scuola. Si può andare oltre? Allora, anche qui ci sono tre budget forfettari già predefiniti che si devono scegliere in fase di candidatura. Come si vede qui, gli importi sono molto più grandi rispetto al K. K2 210, al K, anzi, action 210, perché qui veramente si nota 250.000 euro, 400.000 euro sono cifre molto molto importanti, e questo chiaramente denota, ci fa capire l'importanza. Queste cifre devono essere equilibrate e coerenti a quello che vogliamo fare. Se chiediamo 400.000 euro, quello che ci si aspetta di fare deve essere molto molto rilevante, molto impattante, e quindi devono, cioè, la fase di scelta, la fase di candidatura è molto importante. Anche qui il coordinatore del progetto riceverà la somma, la gestirà e la trasferirà ai parti attraverso gli accordi finanziari che si sono già stabiliti in fase di progettazione. Le attività del progetto, proprio per insomma, per la complessità di questa tipologia di progetti, sono suddivise in unità di progetto, ovvero un insieme di attività che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici comuni. Le unità di progetto però possono essere massimo 5. Per ottenere il finanziamento, i partenariati devono rispondere, come è già stato anche detto, ad almeno una priorità orizzontale, quindi quella che abbiamo visto, inclusione, digitale, sostenibilità, e a almeno una priorità del settore istruzione scolastica. Composizione del partenariato. Anche qui si ricorda, è molto importante la scelta,
con chi voglio lavorare, con chi posso lavorare, con chi posso condividere contenuti, finalità, attività. Qui è ammessa qualsiasi tipologia di organizzazione che però è attiva nel settore scuola. In questa tipologia di progetti K220, minimo devono aderire tre partecipanti. Partenariato ci devono essere minimo tre organizzazioni di tre paesi diversi aderenti al programma, ma non c'è un numero massimo. E in questa parte del programma ci possono essere partner anche di paesi non aderenti al programma, ma solo se apportano un valore aggiunto e comunque non possono fare e non possono essere coordinatori. È prevista in questi partenariati la possibilità di avere partner associati. Di fatto, a livello burocratico amministrativo è come che non esistessero perché non ricevono fondi, ma possono essere inseriti come diciamo per portare meglio a termine quello che abbiamo definito nel progetto. Per esempio, sempre la nostra scuola è stata appunto contattata per un progetto sempre sulla sostenibilità e anche in questo caso c'erano già dei partner, fra cui un'organizzazione per i giovani, che, di educazione per i giovani. C'era un ente danese che si occupava specifico del settore della sostenibilità. Era proprio sui 17 goals dello sviluppo sostenibile. In effetti la Danimarca, per esempio, è un paese, in tutti i paesi nordici, il settore dell'ambiente è molto molto sviluppato. E quindi però avevano contattato le scuole perché le scuole fossero dei partner associati, perché attraverso la formazione di alcuni docenti e attraverso, poi il lavoro con i propri alunni si potevano raggiungere degli obiettivi che erano previsti dal programma. E solo per i KA220 è previsto la possibilità di paesi terzi. I paesi terzi sono indicati, se andate nel sito Erasmus Plus che vi ha fatto vedere Annalisa all'inizio, c'è scritto proprio quali sono i paesi ammessi. E quindi vedrete, ci sono paesi che possono essere paesi del Nord Africa, dell'Asia, eccetera. E quindi c'è un'ampia possibilità, ha diciamo, un respiro molto ampio. La durata del progetto è da 12 a 36 mesi. Se è richiesto, diciamo, tipo, se fosse richiesto 12 mesi, poi si può chiedere anche un aumento, diciamo, un'integrazione, una durata maggiore. Basti che non si superi però i 36 mesi. Dove avvengono le sedi degli incontri o degli eventi che andiamo a organizzare per la disseminazione? Presso le sedi dei paesi parte. E presso le sedi delle istituzioni europee, anche lì però vanno sempre giustificate, cioè deve essere proprio programmato in dettaglio, in base alle nostre priorità, ai nostri obiettivi. Altri paesi del programma terzi per attività, disseminazione, per esempio in conferenze, anche qui deve essere giustificato. Si può andare oltre? Oh, anche qui i criteri di valutazione, come vedete, sono gli stessi, solo variano il punteggio, perché qui il progetto, essendo un progetto molto di ampio respiro, molto articolato, ha una rilevanza molto importante. Stesso discorso, si devono raggiungere sempre, se, minimo per essere presi in considerazione, i 60 punti e per ogni criterio occorre raggiungere almeno la metà del punteggio. Cioè, non è che posso, appunto, come ho detto prima, in uno raggiungere 30 e uno 5, non sarebbe preso in considerazione il progetto. E quindi
si può andare oltre. Allora, qui ci sono, abbiamo messo i contatti dell'agenzia, l'help desk telefonico. Potete contattare l'agenzia attraverso l'email, vi risponderanno, sono molto, l'Agenzia Nazionale Erasmus in Dire, sono sempre molto disponibili. Vi consiglio di, quando inviate l'email, di fare riferimento al progetto, al codice del progetto che avete, alla tipologia, ma anche proprio a indicare proprio il numero del progetto, le coordinate del progetto, in modo che loro possono in qualsiasi momento fare riferimento con facilità raggiungere il vostro progetto e quello di cui avete bisogno. Noi vi ringraziamo, è stata questa una per la vostra attenzione, è una rapida carrellata perché di solito per ogni in dettaglio si possono anche fare seminari anche specifici per un solo settore, però per una sola azione, però ci è sembrato opportuno dare un quadro ampio in modo che abbiate il tempo di valutare ciò che è più giusto per voi, ciò che è adatto a voi, rifletterci, condividerlo nella vostra scuola e decidere quello che è meglio per voi. Noi possiamo essere contattati nell'Erasmus Plus, a quel link che ho messo, c'è proprio il ruolo degli ambasciatori per attività anche di consulenza o di consiglio, pur sapendo che il nostro è un po' come dei promotori del programma Erasmus, perché poi tutte le note tecniche più specifiche rimane di pertinenza dell'Agenzia Nazionale Erasmus in Dire. E vi consiglio anzi sempre di farci molto riferimento perché ormai sono un po' esperti di queste cose. Sembra tutto chiaro, ma quando arriviamo nella web form, ma anche dopo una volta il progetto approvato, che sia stato approvato, ci vengono una miriade di dubbi. E quindi sperimentate, guardate per rendervi conto come funziona. Io vi ringrazio e portate un po' di Erasmus nella vostra classe, nella vostra scuola, nella vostra comunità e anche nella vostra vita, perché veramente io che partecipo dal 1997 ho fatto delle esperienze bellissime e spesso trovo degli alunni che mi dicono: "Maestra, mi parlavi di Erasmus quando ancora non si chiamava con i progetti Humanis", e magari ora questa ragazza insegna all'università in Spagna perché ha fatto un Erasmus con l'università. Vi ringrazio e buon Erasmus a tutti. Grazie, grazie Nadia, e direi che non c'è modo migliore di terminare questa chiacchierata con questa tua esperienza personale, no? Della tua studentessa che hai ritrovato, con la quale sei partita con un Erasmus e l'hai ritrovata all'università in Spagna, no? Il percorso di formazione che dura tutta una vita, lungo tutto il percorso della vita. Ringrazio naturalmente entrambe le nostre relatrici, perché non è assolutamente semplice rendere in modo chiaro e anche sintetico i contenuti che ci hanno raccontato. Lasciamo appositamente questa ultima slide per prendere nota degli indirizzi. Rammento che prima di passare allo spazio delle domande, che riceverete le slide, io invierò le slide a tutti gli iscritti via mail, quindi qualora non doveste ricevere le slide su un indirizzo mail, ricordate che io posso contattarvi soltanto all'indirizzo che avete lasciato nel form di iscrizione. E ricordo ancora e sottolineo quello che già è stato sottolineato sia da Annalisa Di Pietro che da Nadia Buti, che per questioni, diciamo, più specifiche, soprattutto per questioni relative al budget, relative alla gestione dei finanziamenti, relative alle spese, diciamo, ammissibili, tutta una serie di dettagli, sicuramente non dettagli da nulla, ma passaggi molto importanti e soprattutto tecnici, vi invitiamo a rivolgervi naturalmente all'unità, all'agenzia Erasmus Plus Indire.
perché appunto nei vari punti di informazione, sia mail che telefonici, i vari help desk e i vari punti di informazione email sarete in contatto con i loro esperti e che appunto si occupano di settori differenti e di partner, scusate, di progetti di tipologia differente. Quindi troverete sul sito anche più dettagliatamente tutte le informazioni che cercate. Sottolineo anche che sono stati nominati dei documenti molto importanti e dei riferimenti veramente, diciamo, non evitabili, inevitabili per chiunque voglia fare progettazione europea e per chiunque voglia accedere ai finanziamenti europei della Commissione, perché appunto sono tutti documenti che riguardano appunto lo sviluppo di questi progetti e di conseguenza anche che vanno implementati all'interno dei progetti. Pertanto è assolutamente utile incorporare, per usare un verbo orribile, ma insomma per rendere l'idea, tutte queste indicazioni all'interno della propria progettazione. Io via via ho visto le domande che alcuni di voi hanno lasciato, abbiamo una mezz'ora abbondante e le ho mandate. Scusa, Annalisa, scusami, potete anche entrare in video, perché così almeno abbiamo anche un contatto più diretto. Dicevo anche a Nadia che le ho mandate anche sulla tua mail, quella Sì, che ho. sto guardando al telefonino, Perfetto, così, perfetto. E quindi, insomma, adesso direi che potremmo cominciare. Se voi volete a rispondere, se ce la facciamo, insomma, al maggior numero di domande possibili, ricordandovi poi eventualmente che. Dimmi, Annalisa, non hai il microfono, aspetta, eh. Ora. Ok, grazie. E quindi ecco, cederei la parola come vogliamo fare. Annalisa, parti tu che ti sei riposata un Sì, po', riparti tu. va bene. Ok. Sì, ok. Grazie. Allora, volevo dire una cosa, infatti mi ero dimenticato, c'è una domanda a cui posso rispondere, volevo fare cenno nella presentazione, poi mi è passato di mente. Il finanziamento che noi riceviamo non è il finanziamento di tutta la somma, ma ogni scuola riceve l'80%. Poi al termine del progetto, quando si è inviato la relazione finale o si è compilato insomma il beneficiary modulum, cioè quando è terminato completamente il progetto, l'agenzia INDIRE o INAPP controlla tutto e quindi vede quant'è che abbiamo speso. Se noi abbiamo speso il 100% che c'era stato dato come finanziamento, allora ci rimborsa ci ridà il 20% che mancava. Altrimenti fa un calcolo. Io, per esempio, l'ultimo progetto non avevo speso tutta la somma totale perché per la pandemia non avevamo fatto una mobilità e quindi l'abbiamo fatta in modalità virtuale, per cui non avevamo speso tutta la somma del finanziamento, loro chiaramente si sono tenuti quei soldi che noi non abbiamo speso. Per quanto riguarda la domanda sul K122, vi ho fatto vedere che la scadenza del K122 è il 23 febbraio, anche quella. E per quanto riguarda i risultati dell'accreditamento, stiamo tutti aspettando i risultati, ancora l'agenzia INDIRE non li ha. INAPP ancora non hanno fornito questi risultati, per cui non ci resta altro che aspettare, oppure possiamo anche provare comunque a riempire il modulo del K121 per la richiesta del budget e poi vedremo se ci daranno l'accreditamento.
allora poi parte tutto l'iter per tutta la convenzione che poi deve essere firmata dal dirigente scolastico, eccetera. Altrimenti niente, non succede niente. Quindi o aspettiamo, io direi che conviene ancora aspettare qualche giorno, perché poi l'informazione arriva sulla mail che abbiamo fornito, sulla mail della scuola, nel modulo di candidatura. Aspettiamo qualche altro giorno e vediamo, e poi eventualmente facciamo la richiesta del budget. Per quanto riguarda le somme per le varie voci, job shadowing, visita preparatoria, mobilità, io ho previsto una mobilità a 10 giorni, poi non l'ho potuta realizzare, l'ho realizzata solo 8, allora è possibile poter spendere quella somma che era stata destinata per quella voce per magari far partire più studenti o svolgere qualche altra attività. Cioè l'importante è che poi al termine di tutto il progetto la somma che si è spesa corrisponde a quella che ci hanno finanziato. Non è che possiamo dire io ho speso di più, allora adesso mi dovete dare di più. No, loro dicono noi vi abbiamo dato 20.000 euro, voi con queste 20.000 euro fate quello che avete deciso. Se però una mobilità non la fate, una mobilità per esempio degli studenti non la fate, la potete recuperare, potete recuperare quel finanziamento con una mobilità dei docenti. Insomma, si può giostrare, l'importante è rientrare in quella somma lì. E poi un altro consiglio che vi do è quello di cominciare a riempire subito il beneficiary module, perché in quella maniera si può veramente vedere quant'è la somma prevista e quant'è la somma spesa, anche se noi quella mobilità ancora non l'abbiamo fatta. Comunque riempire il beneficiary module e vedere, così constatare quanti soldi abbiamo a disposizione per quella mobilità, o se ci avanzano dei soldi li possiamo deviare, inserire in un'altra voce. Per quanto riguarda la piattaforma ESEP, i progetti Twinning, che quindi sono stati spostati nella piattaforma ESEP, lì è un problema. Quello che non c'è, che non è stato caricato, possiamo solo sperare che con il tempo sia nuovamente visibile, insomma, perché per ora ci sono molti problemi con questa piattaforma, e quindi tante cose che prima c'erano adesso non ci sono più. Aspettiamo, siamo fiduciosi e vediamo se riescono a risolvere questi problemi e quindi rendere tutto nuovamente visibile e trasportare, diciamo, tutti i progetti, i gruppi, tutto quello che avevamo prima. Anche a me mi sono sparite tante cose che prima avevo e ora non ho più. Però purtroppo c'è stato questo problema. Tra l'altro, scusate, mi inserisco solo brevemente per dire che in coda vi daremo anche delle informazioni per il nostro prossimo webinar, che sarà dedicato appunto a dei twinning, e quindi vi darò alcune informazioni anche in merito alla data e al titolo, eccetera, quindi rimanete con noi. Posso darvi una domanda che ho raccolto proprio adesso, magari per Nadia? Sì. Ci chiedono varie persone qualche consiglio attraverso... circa le modalità attraverso le quali trovare dei partner, come trovare dei partner, e allora, soprattutto come tenerseli, dico io, perché forse trovarli è più facile che tenerseli. Sì, allora trovare il partner, ho già accennato, si può ancora, purtroppo la piattaforma ESEP non funziona alla grande ancora, perché è trasferire una miriade di dati da una piattaforma a un'altra. Però lì c'era anche, se uno si registra, che tra l'altro l'Eurologin ora serve anche proprio per accedere all'ESEP e anche al streaming. E quindi lì si può richiedere anche di, cioè, si possono ricercare partner lì.
ma ho detto anche di poter guardare anche nella piattaforma dei risultati, magari possono vedere scuole che hanno fatto già dei progetti e magari contattarle, oppure qualche esperienza personale, magari per esempio fare un corso strutturato ci permette di creare all'estero, ci permette magari di incontrare insegnanti di altri paesi e entrare in contatto, la conoscenza face to face, come si dice, importante perché serve proprio a questo anche frequentare corsi strutturati, non solo per quello che si apprende, si può riportare e riutilizzare nella nostra scuola, ma anche proprio per i contatti che si possono creare nell'ottica di ampliare l'internazionalizzazione dell'istituto. Inoltre, appunto, anche contatti personali, l'ho già detto prima, e anche ora, se vedete, è un po' più ortodosso questo metodo perché non si conoscono le persone, però anche i social, attualmente se guardate in Facebook ci sono una miriade, certo, non si conoscono, non si sa chi sono, però spesso se si entra in contatto, spesso c'è un documento che si chiama, che PIF, parte che è per dove vengono scritte tutte le caratteristiche dell'istituto, per cui uno leggendo quello che lo richiedete quando entrate in contatto con un partner e vedete se ha le caratteristiche, il progetto ha fatto, chi sono i referenti. Magari io una volta ho avviato anche un detto, ci possiamo trovare. E ha fatto su Meet ci siamo incontrati, ho visto, ho parlato a voce se questa persona poteva essere adatta per quello che volevo realizzare io e viceversa. Questi sono Comunque, però. Sì? sì, volevo dire che comunque la piattaforma eTwinning è sempre una Sì, è piattaforma uno dei posti più ufficiali. insostituibile per trovare partner, perché lì siamo sicuri che sono scuole, poi certo ci può essere sempre la scuola che lavora meglio, la scuola che lavora peggio, quella più seria, quella più organizzata, insomma, le tipologie, la varietà di tipologie ci sta, c'è sempre, però siamo sicuri che è una scuola, se andiamo sulla piattaforma eTwinning, siamo sicuri che è una scuola, che ha svolto dei progetti, delle attività, possiamo andare a controllare. Insomma, io prima di tutto, preferirei fare riferimento alla Ah, quindi, piattaforma certo, cioè, o a eTwinning, che ora è conoscenza sempre. privata. E poi eventualmente anche altri contatti, sì. Posso C'era una dire una cosa, domanda. Annalisa? Sì, Posso dire sì. proprio anche questo? Perché una persona chiede, inoltre, è possibile ospitare docenti in job shadowing da scuole non accreditate? Certo, allora io ho un progetto nella mia scuola Certo. K122, l'anno scorso. Tramite un contatto di un'amica ho ricevuto questa richiesta e io ho, diciamo, sono venute queste insegnanti, ho preso accordo, come ho detto, ci siamo sentite per WhatsApp o per message addirittura. Dopo abbiamo fatto un incontro online, ci siamo parlate e abbiamo organizzato uno job shadowing di una scuola spagnola. Due insegnanti della scuola materna sono venuti da noi. Loro le spese sono tutte a carico della scuola che invia, perché loro hanno un progetto, va bene? E noi si può ricevere, anche se non sono accreditate, però devono avere, magari per venire, per pagarsi le spese, devono avere un progetto di Sì, finanziamento. Non è detto l'accreditamento, eh? anch'io ora a marzo ospiterò due docenti spagnole, che appartengono a una scuola non accreditata, e così, anche la mobilità di alcuni studenti della mia scuola andranno a seguire le lezioni in una scuola che non è accreditata, una scuola del Portogallo, per esempio, che non è accreditata, una scuola della Francia che non è accreditata. Quindi non è necessario. Certo, è meglio
è meglio, perché entrambe le scuole poi hanno dei finanziamenti, però se non sono accreditate va bene lo stesso, si può Però fare. No, invece ti volevo chiedere, Nadia, se potevi rispondere alla domanda che dice, quindi se ho ben capito, anche per il partenariato c'è un budget, per esempio, per uno scambio linguistico. no, 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 non ho detto scambio linguistico, ho detto no, lì è proprio uno scambio. Lì è per lo scambio più, diciamo, è chiaro che i ragazzi delle scuole si incontrano, possono fare magari anche in modo virtuale, per esempio, un progetto che aveva, non è che c'è la mobilità, non è prevista, si è detto la mobilità solo in casi eccezionali. Per esempio, io ho un progetto in fase di approvazione, ci è stato messo due studenti, ma sono ambasciatori dell'ambiente, tipo gli ambasciatori, ecco il ruolo che hanno, ma sono due alunni che potranno, e gli insegnanti faranno da accompagnatori, ma no, non è detto che venga approvato. E Sì, quindi. quello che bisogna ricordare fondamentalmente è che tutte le mobilità sono tutte previste per il K1. Per il K2 ternariati non sono previste le mobilità, almeno in maniera particolare, cioè ci sia Tipo una virtù. motivazione speciale, allora sì, è prevista la mobilità, ma non è come prima, che nel partenariato era anche prevista la mobilità. Adesso no, è cambiato. Ah, Annalisa, forse c'è da dire che per l'accreditamento e anche K122 non si può, i ragazzi non possono fare corsi strutturati, tipo la vacanza studio. No, devono I andare. ragazzi possono solamente andare nelle scuole, visitare le scuole, a fare le estere. I Mentre corsi per i progetti, strutturati, i corsi di lingua sono solamente per i docenti e lo staff. allora, per Allora, esempio, posso, scusate, mi inserisco con un'altra domanda, sì. anche perché così ne prendiamo un po' da diverse fonti. E ci chiedono quindi se una scuola è accreditata, può comunque presentare e partecipare a progetti di partenariato K210? Sì. Perché sono due di progetti diversi. Sono Ok, progetti perfetto. diversi. Infatti io ho È un K. solo per il 22, K122 che non è necessario essere accreditati e allora si può presentare il K122, ma per gli altri non ci sono dei vincoli. Perfetto. Il vincolo è la mobilità, perché come vi ho detto prima, tutte le mobilità rientrano tutte nel K1. Per i Allora, quindi partenariati rimasto. si fa un altro tipo di lavoro, diciamo, è diversa l'organizzazione, la struttura, lo sviluppo del partenariato. E poi un'altra cosa importante è che se si fa un partenariato e si vuole fare un progetto di twinning associato a quel partenariato, basta creare il progetto di twinning nella piattaforma di twinning come si faceva prima, semplice, non è una cosa in più. Si crea il progetto di twinning che farà parte poi di quel partenariato. L'importante è che il progetto di twinning sia adoperato anche come progetto, non solo come repository di documenti, di fotografie, ecco. Altrimenti poi non prende il non è non si può candidare per il quality label. Il quality, certo. Vi do un'altra domanda e poi lascio la parola a voi. Ci chiedono, c'è una collega che ha dei dubbi rispetto alla dinamica delle scadenze, quindi ci chiede se l'accreditamento, voi l'avete già detto, ma magari lo ripetiamo, Sì. la domanda di accreditamento va presentata ogni anno o si può presentare ogni anno o soltanto quest'anno? No, Una volta sola. Se E non è qualora stata non poi venisse, accettata, esatto. ecco, se non è stata accettata, allora sì, si può La ripresentare, ma se ripresento. non è accettata, l'accreditamento vale per tutto il settennio.
tutto il meno che fra settennio. 5 anni poi l'agenzia, sì, a meno che fra 5 anni poi l'agenzia dice, beh, ora ripresentatelo di nuovo, però lo deve dire l'agenzia, non scuola. Una volta che si fa, che si riceve l'accreditamento, vale per sempre. Poi si fa solamente la richiesta di budget. Quindi hanno semplificato, diciamo, perché la richiesta di budget poi, insomma, è una cosa semplice da fare una volta che sono stabilite tutti i bisogni e gli obiettivi. Gli obiettivi sono fondamentali nell'accreditamento. L'accreditamento la scuola lo fa, come vi ho fatto vedere, andando sul sito. Sul sito, ora ve lo faccio vedere di nuovo. Eccolo. Si va qui su questo sito e si fa la domanda. Ora chiaramente non c'è quella dell'accreditamento perché la scadenza è il 19 ottobre. Ora ci sono le scadenze dei Dei progetti. K1. Vedete, qui c'è anche scritto i giorni che rimangono per Apply. inviare la domanda per apply. 29 giorni per questo, 29 perché la scadenza è sempre il 23 febbraio. Ah, Quindi oggi è 24 c'è da giugno. dire una cosa Sì, vai. che oddio, mi è sfuggito. Ecco, no, se mi questo è ritorna. il web Sì. form per il KA122, Ah, adulti, volevo dire una scuola cosa. e VET. Quindi io ho detto. Allora, volevo dire questo, che Vai. quando cercate l'applicazione, la vostra, cioè, per partecipare, la web form che volete, che vi serve, che volete compilare, rimane automaticamente registrata. Quindi potrete riprendere il lavoro ogni volta che avete bisogno, perché è complessa, non è che in una volta ci vuole tempo per completare con tutti i dati, però viene registrato automaticamente ed è molto utile questa cosa, perché una volta registrati e entrati con il vostro, dove c'è scritto welcome, con il vostro euro login, troverete i vostri progetti, i progetti che avete inviato e che avete avviato, e quindi li potete riprendere in qualsiasi momento. Anche prima della sottoscrizione, diciamo, se la scadenza per esempio è il 23 di febbraio e inviate la domanda prima, ma vi accorgete che c'è un errore, entro il 23 febbraio potete comunque rinviarla nella nuova formula. Anche questa è una cosa importante, una nuova forma in cui l'avete rielaborata, o se avete rilevato errori, eccetera. Va bene? Allora, io ho due domande per voi. Una prima domanda riguarda una prospettiva un po' diversa, diciamo, cioè la prospettiva della segreteria. Ci chiede Sì. una collega quanto pesante e impegnativo sia il lavoro per la segreteria dal punto di vista quindi dell'amministrazione, sulla base della vostra esperienza, Ma evidentemente. sì, sì. certo, sì. La collaborazione. La segreteria dipende sempre dai rapporti che ci sono poi con il DSGA. È quella. E in Il ogni ruolo caso, per chiave esempio, è la DSGA. E bisogna sì, creare un'alleanza con la. praticamente noi ci siamo in questa maniera, che per quanto riguarda la mobilità degli studenti, è la scuola che compra i biglietti aerei. È la scuola che versa i soldi per il supporto individuale sull'IBAN, sul conto corrente del docente che parte, che accompagna il gruppo. Per quanto riguarda invece le mobilità dei docenti, i docenti si possono, è permesso proprio dall'agenzia Indire, non è una cosa che facciamo noi arbitrariamente. I docenti possono acquistare i biglietti aerei, possono pagare l'hotel, possono pagarsi il corso, possono pagare tutto. E poi
portando primi, portando fatture, la scuola rimborsa al docente peso. Oppure, se il docente non vuole anticipare queste somme, chiede alla segreteria di acquistare il biglietto aereo, di pagare la scuola per il corso, di pagare l'albergo e poi di fornirgli una somma che deve essere, per esempio, se come supporto il docente ha a disposizione, faccio esempio, 1.000 euro, allora la scuola intanto gli dà un anticipo di 600 euro e poi al ritorno in Italia, quando il docente presenta tutti gli scontrini, allora la scuola gli il resto della somma avanzata. Quindi bisogna parlare bene con il Sì, bisogna DSGA e avere. capire come vuole. Comunque, quando noi riceveremo quando le scuole ricevono la convenzione, cioè il contratto che si fa fra la scuola e l'agenzia, lì insieme con questa convenzione ci sono tutti gli allegati e fra tutti gli allegati è anche quello che dà delle informazioni, dei consigli utili sulla gestione di tutto il progetto. Quindi, quelle sono delle cose importanti, sicure, certe, cioè se lo dice l'agenzia possiamo stare tranquilli che si può fare in quella maniera. Quindi dipende un po' anche il DSGA, che fiducia ha, che rapporto ha con i docenti, con la Commissione europea, no? Con la Commissione Erasmus, scusate, della scuola. Ricordatevi Se che. abbiamo un buon rapporto, chiaramente si può fidare di noi. Poi comunque ci sono sempre tutti gli scontrini. Se non ci sono gli scontrini e le fatture, la scuola non rimborsa nulla Beh, delle ma questo no, spese. è un po', diciamo, una routine a cui più o meno siamo abituati anche per altri, no? Per altri. Io volevo a Esatto. questo proposito agganciarmi a quello che stavi dicendo te a proposito del fatto che menzionavi poco fa, cioè dipende un po' dal rapporto che esiste di fiducia con il DSG, fra DSG e docenti. C'è una collega che ci chiede, per esempio, nell'ipotesi in cui il dirigente o la dirigente non siano interessati a partecipare, noi possiamo comunque aderire? Bisogna per forza che la scuola abbia aderito? Certamente sì, perché questi sono progetti di visione d'istituto, non sono progetti che partono dal docente singolo. Così come era una volta, per esempio, una volta c'era la formazione in servizio di Comenius, che sicuramente qualcuno ricorda, e si partiva su base individuale. Adesso non esiste più tutto questo. È un progetto d'istituto, il rappresentante legale firma, cioè non è che si possa fare, diciamo, senza che, perché è una visione della scuola. Detto questo, e mi leggo a quello che diceva anche Nadia, bisogna tirarli dentro, bisogna tirar dentro il DSGA, bisogna tirar dentro il dirigente, portandoli per esempio alle nostre formazioni, facendoli partecipare e facendo vedere che cosa si fa con l'Europa e con i finanziamenti europei, perché credo che un dirigente o una dirigente che si accorga magari ha tante cose da fare, non ha tempo, non ha modo, però quando si accorge le opportunità che possono essere offerte ai propri studenti e studentesse, ai propri docenti e insegnanti e professoresse, certamente questo è una porta gigante che si apre. Quindi, insomma, penso che sia un ottimo modo, no, È un per valore, tirarli dentro. i progetti Erasmus, i progetti Twinning sono sempre un valore aggiunto per la scuola che li promuove, che li svolge. Quindi credo che anche se il dirigente non se ne interessa, non se ne occupa, però lui comunque li deve firmare e deve essere d'accordo perché i suoi Il legale docenti, i suoi rappresentante è studenti lui. partano. C'è da dire che Certo. tutta la documentazione arriva per te a scuola, quello che diceva Annalisa, quindi il dirigente deve sottoscrivere, l'Erasmus, l'insegnante di contatto insieme al legale rappresentante hanno un ruolo importante perché l'insegnante di contatto che viene messo quando si fa la registrazione dell'oggi, poi oppure nella candidatura, poi ha un ruolo importante perché il beneficiario module ha accesso lui insieme magari attraverso il suo aereo login e chiaramente più viene condivisa anche fra
col DSGA. Il DSGA ha un ruolo importantissimo perché insomma è lui che insieme a noi, insieme al dirigente, si vede, si decide anche la modalità migliore, perché se, ci si potrebbe affidare anche per acquistare biglietti a un'agenzia, ma spesso poi ci sono delle commissioni. Nell'ottica anche della sostenibilità del progetto, spesso si cerca di fare personalmente. Può succedere anche che a livello di bisogna anche sempre ricordarsi che i progetti Erasmus comunque sono un cofinanziamento, non sono, Sì, quindi lo se diceva manca anche Annalisa. qualcosa, si spende di più, potrebbe essere chiesto anche ai docenti che partecipano di mettere una quota Sì, ma di nuovi. infatti questo è stato molto chiaro, è stato detto molto chiaramente sia nel bando di selezione dei docenti che volevano partire, sia Sì. proprio a voce, in presenza, cioè il finanziamento offre questa mette a disposizione una cifra. Poi è chiaro che se voi spendete di più per l'albergo o per il vitto o per l'aereo, quei soldi che avanzano ce li dovete mettere voi, non potete pensare che sia la scuola che li toglie a un'altra mobilità, a un altro docente, a un altro studente per darli a voi. Quindi i docenti su questo sono consapevoli ed è chiaro, insomma. Certo. Allora, io Andrea, ringrazio. Io posso ringrazio tutti fare, quanti. ce la facciamo a fare un altro paio di domande? Abbiamo un paio di minuti, dai, che le domande sono Va bene, vai. tantissime. Allora, Risponde la. dunque, una carissima collega ci chiede se è possibile per una scuola accreditata attivare nello stesso budget progetti diversi di mobilità studenti e di job shadowing. Certo. Job shadowing lo fanno i docenti. Gli studenti viaggiano, cioè si possono fare tantissime cose, bisogna poi pensare se abbiamo nella scuola le forze per seguire, perché come vi ho fatto vedere, i principi di qualità è il supporto ai partecipanti. Allora, ce l'abbiamo, è possibile fornire il supporto ai partecipanti per tutte queste attività che vogliamo fare? Cioè non è importante farne tante, importante è farle poche, però che siano di qualità e fornendo il giusto supporto, no? Perché a Di volte se no qualità. uno dice, ah, invito l'esperto, faccio questo, faccio quello, faccio quell'altro, e poi dopo quando si trova nel momento che lo deve realizzare, ci sono, sorgono i problemi perché non ce la fa, no? Perché in Certo. fase poi di rendicontazione, di anche di alla, di report finale, bisogna stare attenti alla qualità, perché se noi ci mandano l'80%, e poi, se va bene, in fase di report finale ci viene dato l'altro 20%. Ma se non raggiunge, mi sembra 70, un certo punteggio, c'è il rischio di non che ci vengano anche ripresi, non solo non mandati i soldi il 20%, ma anche che ci vengano ripresi i soldi che ti hanno mandato, perché non abbiamo mantenuto gli standard di qualità. In effetti non è più che se ne fa e meglio è. Meglio fare magari anche due cose, magari una di se uno non ha l'accreditamento può decidere di fare come ho fatto io, poi ancora non lo so se uno ha un risultato positivo o no, un KA122 progetto di piccola scala, più semplice, è un KA2210 che in modo tale e uno quasi finisce, uno inizia, ecco, in modo tale da non accavallare, perché in effetti poi presi dalle dalla, da, da tutte le attività della scuola, poi non sempre funziona tutto bene, nel senso, io decido di fare una cosa con un parte, e parte, benché avevo preso a parte, mi dice no, guarda, magari è cambiato il preside, magari è cambiato l'insegnante di contatto nella scuola, quindi queste variabili hanno sempre valutate, quindi è altra energia, ci richiede tanta energia. Quindi, insomma, soprattutto che ha poca esperienza, io direi di partire soft. Uno Bene. vede, sperimenta e poi vede quello che la scuola acquisisce, come si dice, esperienza, capacità,
e dopo si può fare cose più complesse, ecco. O anche Benissimo. più. Allora, io scusami, non volevo No, no, interromperti. finito, finito, scusa. Ok. Dunque, volevo in chiusura a questo punto, ci sono un paio di domande sui twinning e poi ci salutiamo, direi, se siete d'accordo. Sì. Una, diciamo, con una punta di polemica rispetto al trasferimento di tutti i materiali twinning a cui tutti quanti noi eravamo molto legati dalla piattaforma etwinning.net a questa piattaforma ESEP che ancora abbiamo visto è in fase di rodaggio e mi permetto di dire come tutte le cose diamo un po' di tempo affinché questa piattaforma riesca anche ad assestarsi e del resto noi siamo utenti, noi non siamo Unità Nazionale Twinning, quindi viviamo gli stessi problemi che vivete voi e li ha sottolineati tra l'altro benissimo sia Annalisa che Nadia. Io direi diamoci del tempo e magari cerchiamo nel nostro webinar del 16 febbraio di capire qualcosa in più su questa piattaforma. Sapete che ci vedremo con le stesse modalità, poi riceverete la nota dell'USR, riceverete le informazioni per l'iscrizione da parte nostra sui nostri social, quindi su Instagram e su Facebook. E però, insomma, il 16 febbraio avremo questo webinar assieme ad altri tre valenti e carissimi ambasciatori Erasmus Plus Scuola che sono Simone Bionda, Laura Maffei e Francesca Panzica. Quindi, se siete d'accordo, magari se ci sarete anche il 16 potrete parlare con noi anche di questo argomento, sperando che via via le cose si appianino, perché davvero eTwinning e ESEP, e sottolineo, un'altra collega ci chiedeva, ci si può iscrivere come docente o ci si deve iscrivere come scuola? Assolutamente come docente. Certamente sì, che fa parte di una scuola ovviamente, perché ESEP come lo era eTwinning è una piattaforma per docenti, per Certo. cui però chiaramente sì, cioè se io voglio fare seguire, e questa è una dei pro diciamo di eTwinning, la flessibilità e anche il fatto che si possano intraprendere percorsi anche senza che ci si. Diciamo anche se è opportuno sempre coinvolgere il consiglio di classe, i colleghi, il dirigente, inserendo i twinning nel TOF, chiamiamolo ancora i twinning così ci capiamo, però far intraprenderlo da soli, anche qualora si volesse partire con un piedino, no, nella progettazione europea, perché no, anzi, può essere un buon modo per, certo, è senza finanziamenti, come sapete, però questo consente una maggior flessibilità, decisamente una maggior libertà. Io non so se volete per chiudere aggiungere qualcosa velocemente, sono già le 19:05, ringraziamo, No, abbiamo mantenuto un bel numero alto di partecipanti fino adesso. Dite, prego. ringrazio te Simona, Nadia, ringrazio tutti quanti. Grazie anche per me, che è una prima esperienza. Io in presenza ho fatto tante cose, per cui, ma diciamo così, una capacità di lavorare in team mi ha fatto. Ho sperimentato questa nuova capacità di lavorare con un team di ampio respiro, diciamo, sicché mi ha fatto molto piacere per l'accoglienza in quanto nuova ambasciatrice, anche vecchia, ormai di datata per alcuni aspetti. E ringrazio l'USR e siamo a disposizione come ambasciatrici per attività proprio di sportello, proprio andando nel sito. Troverete nel sito erasmusplus.it, c'è scritto proprio al settore istruzione ambasciatori. Cliccate lì, trovate la vostra Esatto. regione e ci trovate. E quindi noi c'è anche un'email a cui ci potete mandare l'email. Abbiamo messo un'email da lì, ma anche l'email personale che abbiamo lasciato. Per attività di consulenza, certo, per cose in dettaglio rimane, abbiamo già detto e ridetto, ma ve lo ripetiamo, dell'agenzia Erasmus Indire, perché il programma è molto articolato, cioè la progettazione, soprattutto la realizzazione delle attività, il Sì. budget complesso
quindi i dubbi vengono sempre anche chi è esperto. Quindi Certo. buon Erasmus a tutti. Certo. Allora io in chiusura ricordo a tutti che riceverete le slide e il link alla registrazione. Dateci qualche giorno per poter caricare la registrazione sul nostro canale YouTube. Consentitemi di ringraziare anche il Liceo Statale Antonio Rosmini di Grosseto, che è la scuola centro di costo di questo programma di formazione, che ci consente anche di fare questi webinar che ci piacciono tanto. E anche io ringrazio voi, ringrazio questo team bellissimo e saluto anch'io SR, saluto sia Antonietta Marini che Daniela Cecchi che sono con noi, gli amici che sono stati con noi e vi diamo appuntamento al 16 di febbraio per un nuovo webinar di cui avrete notizie al più presto. Arrivederci a tutti, grazie e buona Ciao, serata. ciao a A tutti, ciao. presto, Ciao, a presto. arrivederci, Ciao, ciao, grazie, presto. Ciao, ciao, ciao. ciao. Io non capisco se sono uscita, non No, sono. no, no, ci No, sei? anch'io sto cercando No, il io modo sto per guardando uscire. quando sono usciti tutti, mi voglio aspettare una via. No, Aspetta, no, perché io no, aspetta. devo chiudere la registrazione, se no. Chiudi, 79, 77. Aspetta un secondo, perché non riesco a capire cosa devo fare. Mi sa che devo chiudere. Sì, chiudi, vai. Ci sentiamo, un bacio, Ok, un ciao. abbraccio, Grazie, ciao, a presto, grazie, grazie. grazie. No, siete state Delle favolose, bravissime, ampie. grazie, a Grazie, presto. grazie. Ciao, ciao. Ciao.